Buongiorno e ben ritrovati alla rubrica del Limerick al giorno, che anche oggi, come forse avrete intuito, non è curata dalla nostra Francesca, perché ha avuto un problema di labirintite, non nel senso della patologia, anche se ogni tanto si è un po' squilibrata, che perde l'equilibrio, ma nel senso che si è persa nel labirinto dei suoi pensieri e ha incontrato il Minotauro, che tu mi dirai, vabbè, incontrare una persona con la testa di toro, ma con tutte le teste che si incontrano, tutto sommato, mi dice che anche molto simpatico, che in questo labirinto curatissimo con delle siepi altissime, che questo Minotauro si vede che c'è il pollice verde, la passione per il giardinaccio, è completamente curato, appassionato di astropiaria, deve essere, e il prato rasato è un giardino meraviglioso, e che si perdono a giocare ad ama cinese, morra cinese, a mondo elastico, a labirinto magico, a nascondino, e giocano a chi fa il rutto più rumoroso, lo sputo più lungo, a chi ride per primo guardandosi negli occhi, però lui imbroglia perché ci fa le facce e adesso mi sta venendo un po' torinese, eh? E insomma, noi lasciamo queste due creature veramente ingenue nel loro mondo di fantasia, però a me mi preme di venirvi incontro alle esigenze del paese reale, perché sento questa urgenza di capire meglio da parte vostra il mondo della donna, il mondo muliebre. E quindi io vado a dirvi un paio di piccole perle di saggezza, no? Dei falqui di ovvietà, dei grandi, il Festival dell'Ovvio, no? Però leggo io stessa di cosa si tratta la donna, anche se io sono una donna, perché non lo so io stessa cosa siamo, no? A cosa dovrò dunque paragonarti? A un cubo di Rubik, a un enigma irrisolvibile in pratica, no? Che tu, uomo, me devi risolvere bendato. E con questi tasselli che si scambiano di posto come le scale di Hogwarts in Harry Potter, e quindi come fai? Non c'hai gli strumenti, effettivamente è un enigma irrisolvibile. Ogni donna, no? Per se stessa, figuriamoci per vosotros. Però questa china retorica non mi piace tanto, quindi verrò a un esempio un pochino più concreto. Oppure possiamo dire in effetti che la relazione con una mujer è come la cura di un giardino, no? Tu devi essere il giardiniere dell'amore, no? E non ti far subito venire in mente la canzone de Grignani, Terra de Rolaiuola, o di pensare che te lo devi fertilizzare questo certino. Va bene, è una cosa meravigliosa, ci sta anche quello, però devi proprio accudire questa pianta e vedere l'esposizione alla luce, di che cosa ha bisogno, del reno acido, no acido, e tutte queste cose che fanno la vostra relazione più felice, no? Devi essere un po' veramente un giardiniere di questo amore, se vuoi avere cura di questa relazione con la mujer. Però mi viene anche un altro esempio più concreto e che è molto calzante con la L del periodo che stiamo vivendo. Puedo dire che la mujer, la donna, è come il presidente del Consiglio dei Ministri Conte, no? Non nel senso che si fa la barba tutti i giorni, ma nel senso che me emette ogni 7-8 giorni anche meno un DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che nel caso della donna è una decisione perentoria, categorica, momentanea, finché non si cambia idea in base alla volubilità ormonale, così dell'umore, sai che è questa cosa che non si può prevedere dove andrà, come una banderuola. E voi maschi poveretti siete anche un po' così, con queste antenne alzate, per capire cosa si può fare e cosa non si può fare, come nella zona rossa, no? Oggi metti la mascherina, togli la mascherina, lavati con la mucchina, pulisciti il nasino, stai a 1 metro, stai a 2 metri. E non si capisce, no? Questa cosa è difficile da interpretare e di comportarsi di conseguenza, no? E tu mi dirai, possiamo dire con questa zona rosa dell'amore, della relazione, tu mi dici, ma ci si può muovere solo per necessità stringenti? E tu mi dici, io necessito di stringerti, no? E dico, hai ragione, posso capirlo, è vero. E adesso ho perso il filo del discorso, no? Come Arianna nel labirinto, non mi ricordo più dove volevo andare a parare, no? Che cosa te volevo dire? Certo, la cosa più sugosa, però devo stare attenta perché siamo nella settimana santa, mi cade un anatema in testa. Che io vi auguro proprio di tutto cuore che questa zona rossa dell'amore mi diventi per voi una quarantena, come una zona luci rosse, dove voi vi intrippate come criceti, vi divertite proprio da matti. E che questa è una dimensione che è tutta vitalità della primavera, no? E queste sono le. Non è che vi posso dire tutte le cose io e fare l'epifania del senso della vita, l'ontologia in 5 minuti, no? Quindi mi
Mi fermo qui perché capisco che la retorica è pesante da digerire, no? Se non avete un Alka-Seltzer, adesso andiamo dritti al punto. E vi saluto, mi concedo da voi con due brevi limerick che sono dedicati alle amiche che capiranno immediatamente di che si tratta. Faccio uso privato di un mezzo pubblico, uso personale, non faccio spaccio. E le leggo normale perché sennò non capisco mica da che parte sono girata. Primo limerick. Ok, eccolo qua. Limerick stravagario, in forma di fiaba. C'era una volta una ciurma stravagaria, composta da quattro amiche dalla personalità ricca e varia. Con ingegno, creatività e passione, per alcuni anni hanno allietato la biblioteca di Gardone. Anni andati, remota età, l'amicizia resta, nonostante il tempo e la realtà precaria. Secondo limerick, una tale maestra d'asilo yoga e amante dei gatti, che non lava mai i piatti, pretende di essere servita e riverita come una principessa. Un giorno, un umile vassallo sul balcone la vede e ossequioso si inchina smontando da cavallo. Ma proprio in quella, sfiata dall'imo sfintere, una silenziosa puzzetta, che tutto l'aereo attorno pestilenzialmente ammorba, ma l'odora è incessa, per colpa della esigente bisbitica principessa. E prima di salutarvi, di dirvi adios, hasta luego alla prossima volta, vi saluto con il linguaggio dei gesti, che, dei segni, scusate, perché gesti può sembrare una cosa, non è questo gesto, dei segni, e vi dico grazie, grazie, e vi dico vi voglio bene. E a presto, alla prossima volta, vi lascio con i titoli di coda, eccoli qua. Quei credits e ringraziamenti del caso. No, del caso, nel senso, avete capito cosa voglio dire? A presto.